Un'indagine congiunta di polizia e carabinieri che ha portato all'arresto di due uomini ritenuti gli specialisti dei colpi messi a segno negli ultimi giorni in una serie di negozi di Salerno e provincia. Gli indagati sono un giovane 28enne italiano e un 27enne di origini ucraine, entrambi residenti a Salerno. Sarebbero loro i malviventi immortalati in una serie di video di sorveglianza di un ristorante e una pasticceria del centro città, ma anche di una farmacia a Battipaglia. Arriva dunque la risposta dello Stato dopo il vertice in prefettura chiesto dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che si era fatto portavoce delle preoccupazioni degli esercenti. Non è tanto il danno fatto ai negozianti, non è tanto il danno venale fatto ai negozianti, ma è un indicatore di una tendenza che va immediatamente combattuta, perché si può passare tranquillamente da queste cose di poco conto a cose più serie e più pericolose. Allora abbiamo chiesto al questore e al prefetto innanzitutto una stretta, un giro di vite, una maggiore vigilanza. Il prefetto di Salerno ha anche sollecitato i commercianti, attraverso l'amministrazione, a collegare i sistemi di sorveglianza privati alla rete di telecamere della questura. Il prefetto ci ha chiesto di intervenire sulle associazioni di categoria per chiedere loro di connettersi con i loro apparati di vigilanza, ormai quasi tutti i negozi hanno una telecamera, qualcosa, di collegarla direttamente con la questura, in modo tale che ove mai si dovesse verificare un qualche episodio, loro possono intervenire prontamente in un modo quasi automatico.